Ciao a tutti, sono Niccolò, il cuoco della cucina di Nicco. Benvenuti nella mia cucina. Iniziamo con il primo giorno. In una ciotola vado a versare l'acqua, che dovrà essere ad una temperatura di 30 gradi, e il miele, che fungerà da starter. Andiamo adesso ad aggiungere la farina. In questo caso vado a usare una farina Manitoba, quindi molto ricca di glutine, ma potete usare qualunque tipo di farina, basta che abbia una forza di almeno 260 W. Andiamo a mescolare velocemente il tutto e lo andiamo a riporre in un barattolo in vetro. E lo andiamo a coprire con una garza. Questo è molto importante, perché se noi lo andiamo a coprire con la pellicola c'è il rischio che si possa formare la muffa. Quindi coprendolo con la garza ci sarà maggior passaggio, diciamo, di aria, e quindi potrà attirare meglio anche i nostri batteri. Ovviamente la temperatura è molto importante, quindi parliamo di una temperatura ambiente intorno ai 30 gradi. E dovrà raddoppiare in 2 giorni. Ovviamente, se in 2 giorni non raddoppia, aspettate un altro giorno. In questo caso vado a segnare anche la parte iniziale e lo mettiamo a riposare. Passati i 2 giorni facciamo sempre il solito rinfresco, quindi non cambia niente. Andiamo ad aggiungere nell'acqua a 30 gradi il nostro licolì, che come vedete è molto liquido, ma proprio perché dovrà piano piano con i rinfreschi rafforzare la propria elasticità e il proprio glutine. Quindi mescoliamo a lungo questi 2 ingredienti fino a creare delle belle bolle. Questo ci permetterà di ossigenare bene il nostro lievito, e aggiungiamo sempre la stessa farina che abbiamo usato in partenza. Questo è molto importante, perché altrimenti andiamo a sbilanciare troppo il nostro lievito naturale. Quindi mescoliamo velocemente il tutto e lo andiamo sempre a riporre nel barattolo in vetro coperto con la garza, e dovrà raddoppiare questo composto ad una temperatura ambiente di 30 gradi in 6 ore. Passate queste 6 ore andiamo sempre a ripetere il solito procedimento. Come vedete, il licolì è veramente un tipo di lievito madre molto più semplice rispetto alla pasta madre, quindi è molto più rapido e è anche molto più funzionale. Infatti ci basta solo unire gli ingredienti e riporre poi a riposare, e oltretutto andiamo a ottenere il lievito madre in pochi giorni. Mentre invece la pasta madre occorre anche diversi mesi per poter ottenere il lievito madre che vogliamo. Quindi, sciolti sempre il licolì e l'acqua, si aggiunge sempre la farina, andiamo a mescolare velocemente il tutto, lo andiamo a riporre in un barattolo in vetro coperto con la garza, e questo composto dovrà raddoppiare sempre a temperatura ambiente a 30 gradi in 3 ore. Passate queste 3 ore dovremo fare un altro tipo di rinfresco, che sarà il rinfresco per mantenerlo in frigorifero, perché altrimenti il nostro lievito naturale andrà rinfrescato ogni 3 ore. Mettendolo in frigo invece lo andremo a far rinfrescare ogni 6 giorni. Quindi andiamo ad aggiungere l'acqua,
sempre, in questo caso possiamo usare anche a temperatura ambiente, non cambia assolutamente. Se lo avete a 30 gradi, meglio, perché andrà ad abbassare l'acidità. Quindi, una volta aggiunto l'acqua, aggiungiamo il nostro licolì, che come vedete si sta rafforzando, quindi è sempre più elastico. In questo caso raddoppiamo anche le dosi. Quindi, come avete visto, abbiamo 80 g di acqua, 100 g di licolì e 100 g di farina Manitoba, proprio perché dovremo dare più nutrimento al nostro licolì, in modo che in frigorifero potrà durare per almeno 6 giorni. Passati questi 6 giorni farete questo solito rinfresco, quindi non cambia assolutamente nulla. Cosa ci possiamo fare con gli avanzi del licolì? Ci possiamo fare dei pancake, possiamo fare dei grissini, possiamo fare miliardi di cose. Il mio consiglio è, ovviamente questo licolì lo possiamo già usare, ma il mio consiglio è di aspettare almeno 2-3 settimane, proprio perché questo permetterà di abbassare l'acidità del lievito madre, di rinforzarsi ulteriormente e quindi di ottenere dei prodotti di altissima qualità. Quindi, preparato il nostro pastello, lo mettiamo in un barattolo più capiente, lo copriamo e lo mettiamo in frigorifero. Passati 6 giorni facciamo il solito rinfresco. In questo caso non dobbiamo stemperarlo e metterlo a temperatura ambiente, ma prendiamo direttamente dal frigorifero acqua a temperatura ambiente, quindi non importa neanche 30 gradi, farina e via discorrendo. Ed ecco pronto il nostro lievito madre liquido, detto anche licolì. Fatemi sapere che ne pensate e se avete dei dubbi o delle domande scrivetemelo sotto nei commenti.